La troupe di Polifemo si trova presso Gravina in Puglia per un evento davvero importante per il nostro territorio, per il nostro sud. Si celebra infatti il gran riconoscimento I Gigli delle Due Sicilie, terza edizione, riservato ai produttori del nostro territorio. Un evento, un'iniziativa organizzata dall'Associazione Stella del Monte in collaborazione con Onda del Sud, con la Fondazione Francesco delle Due Sicilie e con l'amministrazione comunale di Gravina in Puglia. Un evento, dicevo, che intende valorizzare le eccellenze della nostra terra, un riconoscimento destinato alle realtà locali che più si distinguono per la valorizzazione dei prodotti tipici, la trasformazione, la distribuzione, l'utilizzo di materie prime autoctone, la capacità di vendita a livello nazionale ed internazionale, l'innovazione tecnologica e dell'economia reale, la creazione di occupazione. Il riconoscimento, lo precisiamo, è esteso a persone fisiche di origine meridionale che abbiano raggiunto traguardi d'eccellenza documentati nell'ambito scientifico, artistico o altri e anche ad istituti che incidono particolarmente sul territorio. Questo evento che si sta celebrando, o meglio che fra pochi minuti avrà inizio qui a Gravina in Puglia, presso la bellissima struttura Fiera San Giorgio, è certamente una iniziativa che vuol mettere in moto l'economia del Sud. Come recita lo slogan iniziale presente sul volantino, rimettiamo in moto l'economia del Sud. È giusto che noi meridionali, orgogliosi delle nostre tradizioni, delle nostre origini, davvero movimentiamo il settore economico. Buonasera, benvenuti alla terza edizione del gran riconoscimento I Gigli delle Due Sicilie. Benvenuti dalla città di Gravina. Benvenuti alla 725esima edizione della Fiera di San Giorgio. L'iniziativa, come detto, è stata organizzata dall'Associazione Culturale e Ambientale Stella del Monte e siamo qui con la Presidente Gabriella Sabato. Una iniziativa davvero ricca di personalità che si sono distinte, una iniziativa che vuole essere uno sprone, un motivo, come dire, un monito per noi meridionali, per noi pugliesi, per darci da fare. In un momento difficile che vive il nostro sud è giusto far sentire la nostra voce ed il nostro orgoglio. E infatti il nostro sud è così mortificato, è diventato sud quando invece era uno stato ricco e vivace economicamente. E ahimè con l'Unità d'Italia invece siamo stati invasi, assorbiti e trasformati, per cui il ricco allora sud, che non si chiamava sud ma si chiamava Regno delle Due Sicilie, è diventato sud, e il nord che era invece indebitato, guardasi la storia del Piemonte con le guerre che aveva fatto all'Austria, alla Francia eccetera, e quindi era indebitato, ci hanno invaso e hanno preso il tesoro del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e quindi tutti poi i nefasti avvenimenti, stragi, uccisioni, soprusi, violenze che sono state fatte. Ecco, allora questo nostro sud è così mortificato, però ci sono delle realtà bellissime, tant'è vero che noi sappiamo che ahimè quando i nostri giovani o anche non giovani, intellettuali, dell'ambito della scienza oppure nell'economia fattiva, queste persone vanno al nord o in altre realtà nazionali, riescono sempre a emergere. Quindi come mai? Vuol dire che non è l'uomo del sud un uomo pigro, senza creatività, senza intelligenza. Sono le condizioni, e le condizioni dobbiamo dire che ci hanno creato. Hanno voluto confinarci, ghettizzarci in questo stato, esatto, in questa condizione. Esatto, esatto. E quindi bisogna acquisire la conoscenza di una realtà positiva, di un'identità forte che dà la molla, l'orgoglio positivo di crescere. E una delle realtà che noi abbiamo individuato, che è proprio quella in fiera, perché noi
noi individuiamo 5 realtà in giro per il sud Italia, ex regno delle due Sicilie, cioè dall'Abruzzo alla Sicilia, quindi le regioni che comprendono il cosiddetto sud, mentre appunto l'altra azienda noi la scegliamo in fiera, una realtà, è proprio quella che abbiamo scelto in fiera, l'abbiamo scelta perché è una realtà propulsiva. Ecco, quanti saranno i premiati, le realtà produttive premiate? Le produttive premiate, che in realtà non sono premi ma sono riconoscimenti, che la giuria, una commissione formata da emeriti personaggi dell'ambito della cultura, del mondo dell'economia, anche di altre realtà, insomma persone che sono in grado di poter giudicare, adesso la vedrete qui la commissione, praticamente abbiamo valutato queste realtà, sono 5 più una quella della fiera, e poi ci è piaciuto individuare, raccomandare tra virgolette due realtà che sono attive sul territorio, oltre ad avere dei personaggi, uno scienziato e un imprenditore del Venezuela che racconteranno le loro esperienze, insomma abbiamo un bel patrimonio di persone, oltre appunto una rappresentanza delle due Sicilie e appunto i figuranti dell'associazione Lute d'Unica. Una manifestazione che spazia per tutto il sud, e infatti ho al mio fianco il dottor Fabrizio Fanciullo, che è appunto scrittore, ed è in rappresentanza di Pretoro, che è una realtà abruzzese, una realtà che viene premiata qui questa sera. Ci parli di lei, della sua attività, del suo approccio a questa iniziativa e del meridionalismo che ci accomuna. Sì, io sono entrato vivamente in questo ambiente con il mio primo libro, Chi vive, uomini diventati briganti, che parla appunto del brigantaggio post-unitario. Questo lavoro mi ha consentito di girare diverse città del sud, di conoscere Michele e tante altre associazioni. Michele Ladisa. Ladisa e tante associazioni legate al territorio, a questo sud che ha tanto da raccontare. Il mio paese è alle falde della Maiella, è il paese provincia di Chieti, alle falde della Maiella, è conosciuto da secoli come il paese dei fusari, uomini tornitori del legno che lavoravano e realizzavano i fusi per filare la lana, tant'è che le filatrici di tutta la linea della transumanza, quindi dalla Maiella fino a Foggia, non acquistavano il fuso se non fatto a Pretoro. Il suo impegno letterario? Il mio impegno letterario. Le sue fatiche letterarie? Le mie fatiche letterarie è stata la prima parlare proprio del brigantaggio, di questi uomini diventati briganti, perché mio nonno da piccolo, quando andavo con lui, uscivamo sulla Maiella a funghi e mi diceva, per farmi spaventare, mocale li brigante. Questo mocale li brigante, quando sono cresciuto, è stato il tarlo che mi ha fatto iniziare questa ricerca. 5 anni di ricerca negli archivi di Stato di Chieti, diocesano di Chieti, di Napoli e di Torino. E ho scoperto una storia completamente diversa da quella che mi hanno raccontato a scuola. Stiamo parlando di una commissione di valutazione, quindi dei criteri che ovviamente hanno ispirato la scelta di queste realtà produttive. E ho il piacere di avere al mio fianco Monica Lippolis, che è scrittrice, ma in questa sede è componente di questa commissione di valutazione. Ecco, vediamo un po' le linee guida, i criteri che hanno orientato le vostre scelte. Naturalmente doveva trattarsi di aziende che operano sul territorio, che hanno quindi sede legale produttiva al sud e che si sono distinte anche per un impegno che va oltre quello economico, ma anche a livello sociale e culturale. Per esempio l'azienda che io andrò a premiare, Marte Formaggi, si è distinta proprio in questi due campi, investendo anche parte dei suoi utili in ambito sociale e culturale, essendo per esempio uno degli sponsor della manifestazione che si tiene a Polignano, Il Libro Possibile, o avendo anche creato dei premi
che assegnano delle borse di studio perché i ragazzi che non hanno la capacità, insomma, economica, la disponibilità economica per poterlo fare, possano intraprendere delle attività sportive. Quindi questi criteri che mettono in evidenza un attaccamento al territorio e una produzione comunque legata al territorio sono stati tra quelli che hanno determinato poi la scelta dei vincitori. Katia Piarulli, componente del comitato di premiazione. Il suo stato d'animo nel conferire un riconoscimento importante, e siamo tutti meridionali e dobbiamo, tra virgolette, coccolare quelle realtà produttive che sono il motore dell'economia meridionale. Sì, in effetti sono emozionata di trovarmi qui questa sera, perché quello che viene fuori da ognuno di noi è l'orgoglio di essere meridionali e di riuscire a fare qualcosa di più e sempre fatta meglio, che possa valorizzare il nostro territorio. E quindi sono onorata di far parte di questo comitato, di questa commissione di valutazione. Ed ora uno dei premiati in rappresentanza della sua realtà produttiva, Nicola Cornacchia. Si presenti e ci parli della sua attività, gli scopi che si prefigge di raggiungere e ovviamente la soddisfazione per il riconoscimento che oggi le viene conferito. Ringrazio assolutamente il movimento che mi ha dato o mi sta dando questa sera il riconoscimento. Sono un imprenditore agricolo, tradizione agricola, abbiamo una bella azienda in Basilicata, qui abbiamo il nostro roll up e il nostro scopo dall'essere, dal partire dall'azienda agricola tal quale come nel meridione, l'azienda piano piano si è aperta al pubblico, si è aperta alla realtà didattica, fattoria sociale e tutto quello che può creare cultura intorno all'agricoltura. L'agricoltura è una risorsa incredibile che male è stata valorizzata. Si pensa sempre all'agricoltura, alla secondaria, il secondario dei lavori. Invece, stimolando questo, noi abbiamo delle grosse potenzialità. Avere cultura e avvicinare tutta la cittadinanza e il popolo alla terra, amare l'ambiente, e difatti il futuro dell'agricoltura ormai è quasi custodi dell'ambiente, ed è una grossa soddisfazione. Noi abbiamo allevamento di asini che vanno a valorizzare ancora di più il nostro ambiente, a regimarlo anche nelle risorse della vegetazione. Quindi grazie ancora a questo riconoscimento, e questo riconoscimento va dato a tutti coloro che si impegnano a valorizzare sia il nostro territorio che le risorse del sud. Non facciamo andare via i nostri figli, impegniamoci a valorizzare il nostro territorio. Un altro imprenditore che viene premiato in rappresentanza della sua azienda, parliamo di Vito Pagnotta, viene dall'area di Avellino e opera nel settore della produzione di birra artigianale da filiera agricola. Una sfida all'insegna del rispetto della natura. Sì, in effetti il mio ruolo è stato proprio quello di valorizzare la filiera agroalimentare appunto nel nostro territorio. Noi siamo a Monteverde in provincia di Avellino, siamo ai confini con la Basilicata e la Puglia, quindi siamo in un territorio molto vocato alla cerealicoltura,
e l'azienda nasce nel 1969 con la produzione continua di cereali. Noi abbiamo voluto fare un ulteriore passo, che era quello di concretizzare la filiera produttiva attraverso la valorizzazione appunto dei cereali coltivati in azienda con la produzione di birra artigianale da filiera agricola, quindi una birra italiana, una birra che ha legami molto forti con il luogo dove viene prodotta, quindi appunto siamo ad Avellino, in provincia di Avellino, a Monteverde, dove noi riusciamo a valorizzare quello che coltiviamo in azienda. Quindi oggi in Campania siamo gli unici a poter fare questo, perché abbiamo questa radice molto forte con il territorio, una radice legata in maniera prepotente a quello che è il territorio di origine dell'azienda agricola e delle materie prime. Difatti il nome Serra Croce evoca il luogo dove appunto ha sede l'azienda e da cui è possibile vedere tutti i campi dove noi coltiviamo appunto l'azienda. La sfida delle energie, quelle tradizionali e quelle diciamo innovative, motivo per il quale c'è la premiazione di Omnia Energia con il suo titolare Vincenzo D'Agostino. Sì, è un traguardo possiamo dire, perché siamo nati 17 anni fa agli albori del libero mercato, siamo stati la prima società del sud Italia a vendere energia elettrica e successivamente anche il gas, e successivamente abbiamo coronato quello che era il nostro desiderio di portare quello che è l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili sia alle aziende industriali che alle famiglie. Con grande orgoglio ci possiamo sicuramente sentire il leader del mercato del sud Italia per la riduzione del costo energetico dei propri clienti. Antonella Cirese, la scopriamo, è qui dietro le quinte a organizzare il motore, no? La responsabile della comunicazione del gran riconoscimento I Gigli delle Due Sicilie. Intanto diamoci del tu, una premessa, una bella manifestazione, però con tanto lavoro alle spalle. Non è facile contattare, mettere insieme, selezionare varie realtà produttive provenienti da tutto il sud. Certo, è una giusta osservazione, però ci crediamo e quindi quando ci si crede in qualcosa si fa con passione e con tanta buona volontà. E proprio faccio mio lo slogan della manifestazione: rimettiamo in moto l'economia del Sud. E quindi ora io mi trovo qui per presentare anche Pasquale Giannelli. Ecco, di chi si tratta? È un caro amico ed è un imprenditore italo-venezuelano che ha vissuto per 60 anni in Venezuela, dove ha fondato una tipografia trasformatasi poi nel tempo anche in un'editoria. E purtroppo per la questione venezuelana, di cui sappiamo, conosciamo tutti la realtà, lui è stato costretto a rientrare in Italia, però lo abbiamo premiato perché è una bella realtà del nostro meridione che ha fatto grande anche il Venezuela e ora quindi merita di essere premiato. Prego. Ecco, e allora, signor Giannelli, ci racconti la sua storia brevemente. Vabbè. E il suo impegno imprenditoriale. Grazie. Innanzitutto qui respiriamo libertà, per incominciare, perché noi veniamo da un paese dove siamo tutti sottoposti a una dittatura globale e generale, e qui c'è tanta libertà. Io sono molto contento perché mi trovo a Gravina dopo tanti anni, io conoscevo Gravina, le Gravine, e oggi è stata una giornata realmente molto particolare con il signor Rocco di Gravina, dove ci ha portato a vedere un po', però essenzialmente perché vogliamo che questo paese, questa nostra regione si riempia di gigli. Qui si parla di gigli come emblema, però deve essere un prato pieno di gigli, e noi dobbiamo portare questi gigli dal nostro Sud America, che è il Venezuela, che Venezuela ha avuto tante di queste disgrazie negli ultimi anni. Sfortunatamente, paese ricco, però allora dobbiamo vedere se
per il prossimo anno possiamo anche avere l'opportunità di continuare con questo bel programma per sviluppare il nostro meridione, la Puglia in maniera particolare, e far crescere molti gigli. Don Luciano Rotolo proviene da Conversano, fa parte del comitato di premiazione. Il messaggio della Chiesa, l'esempio di vita cristiana che si manifesta anche nella realtà di quegli imprenditori che aiutano il territorio a crescere. Io sono presente a questa manifestazione oltre che come uomo di Chiesa, ma in particolare come rappresentante della Fondazione Francesco II delle Due Sicilie. La nostra fondazione sta curando la beatificazione dell'ultimo re delle Due Sicilie. E ci richiamiamo quindi anche ai valori di produttività, di impegno, di crescita economica che soprattutto questo sovrano volle realizzare nel suo breve arco di regno con varie misure legislative e amministrative. È chiaro che è importante dare seguito a questa volontà del passato promuovendo anche il presente, quindi coloro che nella nostra realtà attuale in mezzo a tante difficoltà cercano di far decollare la nostra realtà economica. Sabino Rutigliano, l'ingegner Sabino Rutigliano, un altro componente del comitato di premiazione. Il suo attaccamento al Sud, l'orgoglio di premiare quelle realtà produttive che mettono in moto la nostra economia. Veramente uno come me dovrei dire un po' del mio passato. Io ho vissuto negli Stati Uniti per 41 anni, quindi sono andato via dopo aver fatto una carriera militare in Italia in aeronautica e una carriera da amministratore per lo Stato di New York per 41 anni. Quindi in pensione sono ritornato nel mio paese vedendo che effettivamente cose non sono cambiate ma indietreggiate, e questo è dovuto anche dal modo come originalmente siamo creati come situazione nel nostro mezzogiorno. Quindi mi sono appassionato a questa storia che è la nostra cultura del Sud, che è una parola che non bisogna neanche poter dire, perché non c'è sud se non c'è il nord, quindi dovrebbe essere. E quindi mi sono appassionato a conoscere la vera storia e a vedere quali sono le nostre radici. E se uno veramente conosce noi, che c'è stata una unità che poi dopo tutto non era un'unità, e non è cambiato quasi niente, ma abbiamo perso tutto quello che erano gli orgogli che avevamo di tutto e di più su tutti i campi. Comunque, impassionandomi di questa storia, ho dovuto capire, per riportare le nostre radici di nuovo, bisogna conoscere quello che è veramente volere, quello che si deve fare. Cosa bisogna fare? Bisogna apprezzare quello che siamo, ritornare alle nostre radici, ritornare al fatto che noi nel meridione abbiamo di tutto e di più. E quello che possiamo fare è veramente molto, ritornando a quello che eravamo, a quello che rispettare il nostro territorio, creare le cose del nostro territorio, comprare la roba che è fatta e prodotta nel nostro territorio, e possiamo essere orgogliosi perché abbiamo di tutto e di più. Detto tutto questo, il Movimento Due Siciliano è proprio quello come definizione nostra. È il terzo anno che premiamo aziende, persone che si distinguono nel meridione, che sono fondati e portano questi principi avanti. Quindi questo è il nostro motto, è il terzo anno e ci auguriamo di migliorare e andare ancora avanti per tanti anni ancora. Michele Ladisa,
presidente del Movimento Duo Siciliano, nonché lui rappresenta la testata giornalistica Onda del Sud. Questo momento un po' obnubilata, hackerata dai sistemi del potere, dai sistemi forti, io oso definire, ma chiudiamo questa parentesi, parliamo dell'evento di questa sera. Allora, l'evento di questa sera è finalizzato in particolare alla salvaguardia e soprattutto a una spinta verso le nostre capacità produttive, spesso trascurate. Io ritengo sempre che i nostri imprenditori, piccoli, medi, che siano, possono essere considerati degli eroi in questo Stato, perché lavorano in condizioni di assoluta discriminazione, di inferiorità rispetto ad altre aree del Nord. A questi nostri eroi non è mai riconosciuto nulla. Ecco, noi invece giriamo per tutto il Sud alla scoperta di queste individualità e di queste aziende in modo particolare. E con questa manifestazione si scoprono cose incredibili e lo scopriremo così nel corso della manifestazione. Veramente delle cose eccezionali, eccellenze del Sud. Ecco. La sfida e il monito affinché i nostri giovani restino al Sud, studino al Sud e non tentino fortuna altrove e arricchiscano il patrimonio culturale, lavorativo del Mezzogiorno d'Italia. Infatti è una vita che noi portiamo avanti, il cosiddetto Compra Sud. Noi invitiamo ad ogni piezo spinto, alle nostre massaie, comunque a noi stessi, di guardare le etichette quando acquistiamo i prodotti negli ipermercati, nei supermercati, comunque ovunque. Questo significa che nel momento in cui incentiviamo le nostre aziende, significa farle sviluppare, farle aumentare di capacità produttiva e quindi di creare occupazione, e quindi questo diventa un invito forte nei confronti delle attività produttive e anche della capacità degli acquirenti di far tornare grande il Sud e il suo popolo a partire dai giovani. Il dottor Pierluigi Rossi, console onorario del Portogallo, ma in questa sede componente del comitato di premiazione. Lui opera nel settore della certificazione di qualità in ambito ambientale e proprio questa sua conoscenza in materia, come dire, è legato al nostro Sud, un Sud legato alla natura, un Sud che sfrutta le proprie risorse, che fa economia. Certamente, anzi sono molto onorato di poter far parte di questo comitato e di far parte del gruppo di persone che assegnerà questi premi, perché oltre ad essere il contesto in cui io cerco di lavorare sempre di più, perché opero a livello nazionale sul territorio italiano, però ho sempre nel mio cuore, porto nel mio animo sempre il desiderio e la speranza di vedere sempre più aziende meridionali potersi affermare anche in ambito non soltanto locale ma nazionale, e vedere che esistono e poter anche testimoniare che esistono anche qui nel Sud aziende di tutto rispetto e che operano secondo standard qualitativi e ambientali internazionali, quindi riconosciuti a livello nazionale, europeo e mondiale. Per me è un fattore ovviamente di grande come dire, soddisfazione e orgoglio. Professor Canio Trione, Università degli Studi di Bari, qui componente della commissione di valutazione. Un Sud in difficoltà, un Sud che attraverso le sue perle, o meglio attraverso i suoi gigli, cerca di far crescere una realtà che è in sofferenza. Hai detto molto bene. Ci sono purtroppo ormai da decenni personaggi anche molto noti che parlano di sviluppo e per questo evocano ulteriore spesa da parte dello Stato nel Sud, cioè vanno a Roma con il proverbiale cappello in mano. Questo è un meridionalismo che non ha mai prodotto uno sviluppo vero, invece quello di cui si parla oggi, cioè lo sviluppo fatto dalle imprese del Sud per
per le imprese del Sud e a favore del Sud, uno sviluppo che è un po' come una pianta che cresce sulle proprie radici, senza aiuti, senza essere drogato da interventi esterni, è lo sviluppo più solido, più affidabile, più ambientalmente sostenibile, sicuramente quello che risponde alla nostra più vera identità. Quindi sono veramente contento di stare qui oggi, intanto a conoscere delle realtà imprenditoriali di questo livello e poi anche a favorirne l'esistenza e lo sviluppo, perché su di loro si forma il nostro orgoglio meridionale. Il collega Gino Giammarino della testata Il Brigante, questione meridionale. La difesa del Sud attraverso il difficile e complesso e complicato mondo dei media. Beh, questa è la prima scommessa che noi facciamo dopo 20 anni di attività come Brigante. E da dove viene? Io vengo da Napoli. E dopo 20 anni di attività con il Brigante, che si è occupato proprio di questo, a Melfi facciamo ogni anno, quest'anno saremo 17, 18 e 19 maggio, una manifestazione che si occupa per una giornata dei silenzi dell'informazione, perché ahimè tutte le testate meridionali non possono competere con le grandi sorelle del nord nella corruzione mentale dell'informazione e sui silenzi della storia, che anche qui oggi stiamo perseguendo. Maria Giovanna Colonna, responsabile marketing di Macnil Gruppo Zucchetti. Ci parli di questa realtà produttiva che questa sera ha visto il suo meritato riconoscimento. Grazie. La nostra è un'azienda, un IoT company, praticamente lavoriamo nel mondo dell'Internet of Things. Siamo principalmente concentrati sulla gestione delle flotte aziendali, sulle smart city, sul digital marketing e sul mondo della sicurezza, perché nel 2016 abbiamo acquisito il brand GT Alarm, l'azienda di Varese che si occupa appunto di sicurezza case, auto e mezzi di trasporto in generale. Alessio Valente, sindaco del comune di Gravina in Puglia, qui appunto si sta svolgendo la manifestazione Gran Riconoscimento I Gigli delle Due Sicilie. E allora, sindaco, un momento importante per valorizzare l'imprenditoria del Sud. Sì, un momento importante e una manifestazione che oramai abbiamo sposato dall'inizio, cioè è nata insieme a noi e si celebra durante questa fiera, che è la fiera più antica d'Italia e soprattutto è una delle fiere più importanti del Meridione. E quindi c'è questo connubio perfetto con questo riconoscimento che va alle aziende che si sono distinte per la loro produttività, la loro innovazione, insomma le aziende che eccelgono sul nostro territorio. Quindi io sono orgoglioso di questa manifestazione, degli organizzatori e anche del nostro Sud Italia, che a mio parere funge da traino, può fungere da traino nell'economia nazionale ed internazionale. Le Due Sicilie, e questo non per nostalgia, ma per rispetto del passato e per rispetto del nostro futuro. In qualità di coordinatore di una rete di imprese e il vincitore appunto di questo gran riconoscimento I Gigli delle Due Sicilie. La sua azienda proviene da Avigliano, provincia di Potenza, ma il suo sforzo, ovviamente, motivo per il quale è stato premiato, è stato questo, è consistito proprio nell'aver fatto rete, nell'aver messo insieme una pluralità di aziende, come a dire è l'unione che fa la forza. E allora parliamo di quale tipologia di aziende si tratta e in che modo le ha riunite. La tipologia di prodotti possiamo considerare un paniere completo, un paniere che va dal prodotto da forno, dal prodotto caseario, il prodotto dei salumi, il vino, l'olio, diciamo, le confetture, il miele, cioè tutto ciò che nella gastronomia si riesce a produrre dai prodotti agricoli
Metterli insieme è stato, diciamo, abbastanza complesso, perché riuscire a far ragionare una sola lingua a tanti imprenditori, poi maggiormente imprenditori agricoli, è molto difficile, però ci sono diciamo, soddisfatto che dopo un po' di anni si è cominciato a fare un piccolo salto di qualità e ci auguriamo di portare su diciamo, questo treno anche altri imprenditori. Naturalmente la scelta non viene fatta a caso, non viene preso la prima impresa che capita, ma viene attentamente selezionata per la qualità del prodotto, per la tradizione e per il legame forte al territorio. Questo. E questo gran riconoscimento, i Gigli delle Due Sicilie, si conclude con la performance, con lo spettacolo di Antonella Genga, un orgoglio della nostra Puglia. Beh, è stata una bellissima manifestazione, abbiamo valorizzato, dico abbiamo perché mi sento meridionale, mi sento partecipe di questa iniziativa, le eccellenze del territorio, un sud unito, un sud vincente. Namaste. Signore, ci si vuole. Mi permetto su passaggio alle calette, dalla vita che vi dico, non so che altro pesce, non si è cospita come pesce. Ma c'è pesce, ma c'è pitte, c'è una morte di questi fatti. Io so femmina graziata, so l'amore e la virtù. Mamma dice, in attesa. Hanno giù lì, e tu non mamma. Come...